Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi un rapidissimo video sulle lunghezze focali ideali per i ritratti. Vi ricordate quando in un video precedente abbiamo parlato di obiettivi medio tele? Gli obiettivi medio tele hanno una lunghezza focale compresa tra i 45 e i 105 mm su sensori APS-C e tra i 60 e i 135 mm su full frame. Si tratta di obiettivi che consentono la quasi totale eliminazione delle distorsioni ottiche e che restituiscono tutto sommato un buon sfocato, oltre a una resa dei piani prospettici naturale. Piani prospettici che invece risulterebbero più schiacciati utilizzando lunghezze focali maggiori. Per tutti questi motivi gli obiettivi medio tele sono i più adatti per il ritratto. Si parte dal 50 mm passando per l'85 mm che è una delle lunghezze focali più utilizzate per il ritratto fino al 105 mm. Tuttavia spesso e volentieri si utilizzano anche focali più corte per i primi piani, soprattutto nel cinema e nelle serie TV. Ma perché? Utilizzando focali più corte si rischia di incorrere in fastidiose distorsioni del volto se ripresi da vicino. Avete mai visto la serie TV Mr. Robot? In questa serie TV ogni tanto per inquadrare in primo piano il protagonista viene utilizzato un obiettivo grandangolare che deforma il suo viso e qui entra in gioco l'utilizzo di determinati obiettivi per comunicare qualcosa. Utilizzo un obiettivo grandangolare per un primo piano distorcendo così il viso per cosa? Per comunicare una sensazione di disagio. Infatti in questa serie il protagonista viene inquadrato con un grandangolo da vicino per alienarlo dalla società. L'utilizzo di una determinata lunghezza focale comunica sempre qualcosa di diverso, ma qui entriamo nel campo del cinema e ne sarei a parlare per ore e ore e ore. Non è detto che in futuro lo faccia. Per tornare all'oggetto di questo video, ritratti naturalmente non solo in primo piano, ma anche ritratti ambientati. Infatti, ad esempio, se pensiamo alla lunghezza focale di 35 mm, è quella più amata dai fotoreporter oppure da chi si occupa di street photography, perché ci immerge nella scena. Bene ragazzi, il video si conclude qua, io spero che sia stato interessante. Come al solito io vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, un altro moscone, di tutti i commenti che mi lasciate, l'avete visto? E vi do appuntamento, tra l'altro fa un gran casino, ai prossimi video, alle prossime pillole di fotografia. Ciao a tutti!